Io non lo so se succede anche a voi, ma quando litigo con la mia dolce metà, lei puntualmente scava nel passato come se avesse una vanga tra le mani e riesce a ricordarsi di una cosa che io ho detto in un dato giorno, a una data ora, è successa anni e anni fa, con una precisione quasi svizzera, e io ogni volta resto appeso al pero. Perché non ho la sua memoria fotografica per le cose, tra virgolette, cattive che lei dice. E ogni volta mi dico che dovrei mettermi un registratore nelle tasche per poter poi andare a cercare anche io una buona volta quelle cose, perlomeno per pareggiare i conti, insomma, per portare una prova a supporto delle mie tesi. Il punto però è: si può fare questa cosa, cioè si può tenere un registratore in tasca e registrare di nascosto quello che qualcuno dice? La risposta è sì, a patto però, c'è solo un però, che chi registra sia presente al momento della registrazione, e cioè non si può mettere un registratore in una stanza e lasciare che questo giri, che continua a registrare anche in nostra assenza, nella speranza di captare qualcosa di utile. Bisogna essere lì nel momento in cui si conversa. Ora qualcuno farà un'obiezione e dirà: sì, ma allora la privacy? Guardate, è chiaro che potrebbe essere fatta questa obiezione, la comprendo, però è facilmente superabile. Quando si è presenti al momento di una conversazione, chi parla rinuncia in qualche modo alla sua riservatezza e alla riservatezza di quello che sta dicendo, rinuncia di fatto alla privacy rispetto alle parole che lui sta dicendo. D'altra parte, una cosa è riservata davvero solo quando la tieni per te e non quando la spifferi ad una, due, tre, quattro, cinque persone. Insomma, in definitiva, se parli davanti ad altre persone, accetti il rischio di essere registrato e quindi non puoi lamentare alcuna lesione dei tuoi diritti. Ora resta un ultimo passaggio, e cioè noi abbiamo registrato la nostra conversazione. Possiamo portarla in tribunale ed utilizzarla come una prova? Assolutamente sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la registrazione di conversazioni tra presenti, compiuta di propria iniziativa da uno degli interlocutori, anche come spettatore, non richiede l'autorizzazione, del giudice e può essere utilizzata nel processo. Quindi, chiudendo il cerchio, in definitiva, uno. Registrare una conversazione tra presenti non è reato, si può fare e non lede alcun diritto di chi viene registrato. Due, le registrazioni fatte di propria iniziativa, di una conversazione in cui si è presenti possono essere portate in tribunale come prova. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di aver chiarito qualche dubbio in merito a questo argomento. Per altri video e per rimanere aggiornati, cliccate sul like ed iscrivetevi al canale YouTube o alla pagina Facebook a seconda di dove mi state seguendo e noi ci vediamo alla prossima.